Carissimi utenti, secondo tempo e inizia il secondo tempo tra Ogliarese e Real Filetta Pezzano, con il Real Filetta Pezzano in vantaggio per 3-0. Comunque una partita molto bella, giocata da un punto di vista agonistico e vasto anche l'aspetto tecnico è emerso da questa partita. Tra l'altro ricordiamo che l'Ogliarese sta facendo giocare, dato che ormai già ha avuto l'accesso ai playoff, sta gio facendo giocare i giovani. Questo è molto importante per l'Ogliarese. Ricordiamo che anche il settore, possiede anche il settore giovanile, diverse categorie, giovanissimi allievi. Intanto punizione ai limiti dell'area di rigore. Pallone sul laterale sinistro, l'Ogliarese avanza, sfera che termina fuori. Rossoblù in azione di gioco, pallone al numero 3. Oliva, siamo adesso nel reparto difensivo, però è l'Ogliarese che attacca Del Regno. Passaggio arretrato. Tiro finale. Ottima l'intenzione di gioco del numero 10, Carmine Perna, che ha tentato l'assalto in area di rigore con un tiro che è terminato però alto sulla traversa. Ottima l'intenzione di gioco. Corner. Pallone in area di rigore. Tiro di testa, pallone ribattuto, palla a terra. Si cerca un pallone da inoltrare in area di rigore, ribattuto dal numero 2 di Meo. Ricordiamo intanto tutte e due le società, da un lato. Intanto corner, assistiamo a questo corner, l'Ogliarese in azione, il cross in area di rigore piazzato, la sfera ribattuta, deviata, rimessa laterale. Batte il numero 11 Di Paolo, pallone in area di rigore. Ogliarese che sta tentando col pressing di potersi portare in area di rigore. Il cross di sinistro. Barra. Cerca il tiro. Interno destro. Sfera ribattuto. Poi il giocatore Barra. Rossoblù. Ricordiamo che ci sono due Barra. Uno per l'Ogliarese. Il numero 10 invece fa parte del Real Filetta Pezzano, sarebbe il regista. Intanto, ecco Barra, c'è stato proprio lo scontro tra i due Barra. Barra in azione per l'Ogliarese. Pallone a centrocampo. La finta. Rimessa laterale. Mari difende l'area di rigore Del Regno. Il tiro di sinistro, pallone alto sulla traversa. Ricordiamo appunto le due società. Da una parte abbiamo per l'Ogliarese allenatore. Intanto c'è una sostituzione. Entra appunto Palo ed esce il numero 6 Mari.
quindi c'è stata questa sostituzione. Ricordiamo appunto la società. Per l'Odiarese abbiamo l'allenatore che è donna, Marina Rinaldi, poi abbiamo il presidente Cucco e il dirigente Graziano accompagnatore. Mentre per quanto concerne il Real Filetta Pezzana abbiamo mister Lettieri, il presidente Spera, il vicepresidente Stabile, il segretario Pizzi, i dirigenti Graziano e Ferrara. Quindi due società davvero all'altezza, come si evince dall'intervista, è emerso che in realtà le due squadre hanno alle spalle due società molto corrette da un punto di vista educativo. Questo è molto importante perché l'educazione sportiva risulta essere come l'educazione civica che si studia a scuola. Bisogna essere educati in campo da un punto di vista sportivo. Intanto Barra, pallone fermato dai rossoblù. Sfera al numero 10, Barra, ottimo la sua giocata. Di nuovo la Lodiarese in azione. Lancio del numero 7 del Regno. Scatta il contropiede. Pallone al numero 9, Davide Naddeo. Lancio in verticale. Bravo, il rossoblù in azione. Pallone ai limiti, la triangolazione di Naddeo in area di rigore, c'è una deviazione del numero 6 Perna, corner. Il cross, pallone deviato. Fallo, punizione sul numero 3, Cuoco, per l'arbitro è punizione. Intanto ci dovrebbe essere una sostituzione e c'è. Entra il numero 15 Lettieri in campo. In sostituzione entra Lettieri. Entra Lettieri in campo in questo secondo tempo. Esce il numero 4, Vassallo, ottima la sua partita, ottima la sua prestazione. Ogliaresi in azione. Barra. Deviazione, palo. L'Ogliarese colpisce il palo, va vicino al gol. Di nuovo il numero 9 in area di rigore. Si tratta di Crisconi. Pallone ribattuto. Intanto c'è un'altra sostituzione. Ed entra un altro giocatore, entra Sica. Sica entra in campo, quindi il mister Rinaldi, Marina Rinaldi ha voluto l'ingresso, ha effettuato diciamo una modifica dell'assetto tattico facendo subentrare Sica e Lettieri in campo. Intanto corner, pallone deviato ed ecco Sica, tiro ribattuto. Il tacco, palla deviata. Un'altra sostituzione. Entra appunto Canci. Canci entra in campo. In sostituzione a quanto pare di Del Regno. Esatto, Del Regno esce ed entra Canci. Canci entra in campo, quindi c'è una modifica. Quindi dovrebbe in realtà Canci svolgere un ruolo sul laterale sinistro. Di nuovo il numero 8, Graziano, pallone a Sicca, sfera in area di rigore. Il Real Filetta Pezzano riesce a gestire al meglio l'area di rigore. Rossoblù in azione, palla a Naddeo, sfera al numero 8, Oliva, Luigi, la finta,
Naddeo, Michele Naddeo in azione. Canci cerca l'intervento. Palla fuori. Voglia resi d'azione, il lancio per Canci, colpo di testa, deviazione. Canci ancora, cerca di vincere il contrasto, lo vince. Penetra in area di rigore, il cross per il numero 9, Criscuoli. E l'Ogliarese davvero con l'ingresso di Canci ha più stimoli in campo a quanto pare. Batte il numero 10, Carmine Perna, il cross in area di rigore, svetta di testa Canci, però i rossoblù hanno la meglio in questo caso. Il numero 9 avanza, Davide Naddeo, pallone spostato sul laterale destro per palo, la finta di Ferrara. Si gioca tutto in area di rigore dell'Ogliarese, che in questo caso ha la meglio. Pallone deviato e ripreso dal numero 2 Di Meo, sfera in out, rimessa laterale. Pallone al numero 8, Graziano. In gioco sfera fuori, punizione, c'è un'altra sostituzione, entra in campo esce il Ferrara, applausi per Ferrara, autore del primo gol che ha portato in vantaggio il Real Filetta Pezzano, ed entra in campo il numero 17, Garzia, eccolo nelle immagini. Il lancio, pallone sulla sinistra, sfera fermata, Ganci. Rossoblù in azione di gioco, pallone sul laterale destro, il cross in area di rigore, tiro finale del numero 8, Luigi Oliva, vicino al gol il capitano, eccolo le immagini, Luigi Oliva è andato vicino al gol. Fondo area. Pallone in area di rigore, vicino al gol il numero 10. Barra, la finta di Canci, si porta verso l'area di rigore, fermato il pallone dal numero 3 Cristiano Oliva. Barra, di nuovo in rossoblù in azione, Barra in area di rigore. L'apertura fermata, il lancio, la triangolazione, Oliva, Naddeo, Barra, di nuovo in azione rosso-blu. Palo, effetto un dribbling però fermato dalla squadra dell'Ogliarese, in azione pallone a centrocampo, si avvia verso l'area di rigore, ottima l'intenzione, il tiro finale, bravissimo,
strappa gli applausi del pubblico. Il numero 15, Lettieri, il quale in modo prorompente si è avviato verso l'area di rigore. Intanto l'arbitro Germano di Salerno sta conducendo un ottimo arbitraggio. Fondo area. Sera il numero 7, Trapani. Pallone per Michele Naddeo. Luigi Oliva. Si riparte con il numero 15, Lettieri, che difende molto bene il pallone. Ed ecco Canci, giunge verso l'area di rigore. Ripreso il pallone dal numero 5, Cerra. Sfera al numero 3, Oliva. Ed ecco Canci che cerca di effettuare il pressing. Trisculi recupera, Canci. Tiro, cross in area di rigore per il numero 10, Carmine Perna. Tiro finale, vicino al gol, il numero 8 Graziano, ma trova pronti i riflessi del numero 1 Bottiglieri. Real Filetta Pezzani in azione. Pallone sul laterale sinistro, sfera che termina sul fondo. Fondo area, Barra, il lancio per Canci, sfera fermata, Barra in azione, Ogliarese che avanza, un gioco più fluido in questo secondo tempo da parte della squadra di casa. Graziano, passaggio arretrato. Si continua a lanciarsi in profondità. L'Ogliarese avanza, cerca il tiro finale. Tiro! Ci ha provato il numero 10, Carmine Perna. Ecco le immagini. Un secondo tempo molto diverso rispetto al primo. Un Ogliarese che in realtà sta tentando di realizzare il gol. Ci ha provato in questo secondo tempo più volte, sia con Canci che Crisculi che con Graziano e anche Carmine Perna. Pallone a centrocampo, di nuovo Ogliarese in azione. Canci, il numero 7, Trapani, si difende molto bene, Barra. Pallone numero 4, eccoci l'avanzata, scatta il contropiede, Barra. Il lancio in profondità, pallone fermato, di nuovo Barra in azione, Barra. Sulla sinistra, Cerra, secondo l'arbitro c'è posizione irregolare. Ogliarese in azione. Canci, apertura, il tacco, il cross di sinistro, Carmine Perna, il cross per Canci vicino al gol, blocca il numero 1 Bottiglieri. Rosso blu in azione,
Fallo punizione, attenzione, c'è uno scontro ai limiti dell'area di rigore, punizione a favore dello Jarese. Ci prova la squadra di mister Marina Rinaldi, il numero 8, il tiro finale vicino al gol, Graziano, lo Jarese vicino al gol, ci sta provando e ci ha provato più volte finora. Ricordiamo però il risultato, fermo sul 3-0 a favore del Real Filetta Pezzano, che in questo momento ha la vittoria in tasca di questo campionato. Il lancio. Pallone in out. Pallone sulla sinistra per palo. Il cross. Si cerca la rovesciata. L'apertura per Canci. Il numero 2 Di Meo alla meglio. Intanto c'è l'ingresso in campo di un altro giocatore, si tratta appunto del numero 16, si tratta di Nappi. Nappi entra in campo, intanto si scherza già sulla panchina del Real Filetta Pezzano, che festeggia questa vittoria del campionato. In lancio Canci, tiro finale, sfera che termina fuori. Intanto si continua a giocare con la squadra dello Jarese. Perde palla e la meglio in questo caso Naddeo. La triangolazione con Barra, tiro di Naddeo, rete, e il Real Filetta Pezzano realizza il quarto gol con Naddeo. Va sotto la curva a salutare il pubblico presente venuti qui da Filetta e da Pezzano. Per... è entrato in tanto il capitano Sica per il Real Filetta Pezzano, quindi con il numero 22 è il capitano ufficiale, nel senso che durante il campionato è stato capitano ufficiale della squadra. Oggi riveste questo ruolo il numero 8 Luigi Oliva. Si riparte da un fondo area. Pallone a centrocampo. De Rosa. In azione il numero 15 Lettieri. Rossobruno avanti. Di nuovo lo Jarese in azione. Dimessa laterale. Il lancio di Sicca
per il numero 10 Carmine Perna. Mancano, ecco la triangolo, il tacco, pallone per il numero 8 Oliva Luigi, il lancio per palo, sfera che però ancora in gioco, il cross, la palla attraversa tutta l'area di rigore, barra Oliva, secondo l'arbitro c'è un fallo, punizione, oramai mancano poco meno di 20 minuti alla fine, mancano esattamente 13 minuti alla fine, 15 più 3, 18 minuti alla fine della gara. C'è un errore del numero 2 De Rosa che perde palla. Rimessa laterale, palo, tiro finale, ci prova di potenza il numero 16 Nappi, intanto il pubblico qui applaude, ci sono gli ombrelli a causa del sole, a causa del forte sole. Il lancio oltre al centrocampo. Pallone per Barra. Sera sul laterale destro, ci prova col cross. Il numero 3, il lancio in area di rigore. Sfera deviata, palla fuori. Fondo area. Il lancio a centrocampo, Barra, Ogliaresi in azione. Sfera al numero 13, Sicca, pallone per Canci. Il lancio in area di rigore. Bellissimo questo colpo di testa vicino al gol, l'Ogliarese. Ottima l'intenzione di Carmine Perna. Fondo area. Real Filetta Pezzani in azione. Ed ecco Sicca. Si lancia in profondità, il cross. Sfera che termina sul lato. Ottima l'intenzione del giocatore. Batte il portiere Bottiglieri. Graziano. Canci in area di rigore. Carmine Perna. Deviazione del numero 9, svetta di testa. Criscoli vicino al gol di nuovo. Diciamo che in questo secondo tempo la compagine dell'Ogliarese è andata più volte vicino alla rete, sfiorando il gol. Rossoblu in azione di gioco. Pallone per Oliva. Palo. Canci recupera una bellissima palla. Si protrae in area di rigore. Viene fermato. Tiro finale di Sicca. Ribattuto di nuovo l'Ogliarese in azione. Carmine Perna. In area di rigore, tiro vicino al gol, palo, palo colpito, secondo palo colpito da parte dell'Ogliarese con Carmine Perna, l'autore di questo ultimo tiro finale, barra, rete, e quindi l'Ogliarese realizza il gol 4-1, si riparte da centrocampo.
di nominazione i rossoblù. Passaggio arretrato. Di nominazione il numero 5 Cerra. Barra. Palla fuori. Ancora in gioco la sfera. Rossoblù in azione. Palla sul fondo. Si riparte. Sfera al numero 8, Graziano. Di Paolo. Sica. Il capitano ufficiale della squadra si riporta in avanti. Sarà il numero 16. Nappi. Ogliaresi in azione. Sica. In avanti l'Ogliarese. Carmine Perna in azione. Si gioca in orizzontale, tiro finale di Barra. Pallone deviato. Tiro finale, pallone alto sulla traversa. Fondo area. Batte il numero 1. Di nuovo la squadra dell'Ogliarese in azione. Pallone numero 10, Carmine Perna, Canci, Oliva. Attenzione, c'è un fallo. Ancora Canci. Il tiro finale di Canci induce il portiere Bottiglieri, anzi lo obbliga, a tuffarsi. Ancora tiro, rete 4-2. Canci va in rete. Il suo ingresso davvero ha modificato l'assetto tattico e ha convinto la sua prestazione in questo momento. 4-2 il risultato. Real Filetta Pezzano in azione. Pallone numero 8, Oliva. Palo. Nappi in diagonale. Il cross in area di rigore. Blocca il numero 1 Ferrante. Di nuovo Sicca. Si cerca di piazzare la palla al centro. Tiro finale. Sera che termina al lato. Fondo area. Il lancio. Pallone arretrato al portiere Ferrante. Sica, Barra, Canci.
rossoblù in azione. Kanji in gioco. Graziano. Il cross in area di rigore recuperato dal numero 7 del scusate, Trapani. Di nuovo lo Iaresi in azione. Sfera per Barra. Comunque ricordiamo che la squadra dello Iaresi è in zona playoff. Pallone per Sicca. Rosso-blu in azione. Oliva. Sicca cerca il pallonetto e si salva in extremis la squadra dello Iaresi. Poteva essere il quinto gol, ma lo Iaresi è stata molto brava a difendere la sua area di rigore. Tiro finale, palo. Ci prova di nuovo il numero 16 Nappi, parata del numero 1 Ferrante. Il lancio. Pallone fuori. Intanto c'è una sostituzione. Quando ormai siamo arrivati alla fine della gara, con mancano in pratica 6 minuti alla fine. Esce Oliva ed entra in campo il numero 15, si tratta di Silveri. Rimessa laterale. Rimessa laterale rosso-blu, pallone per il numero 10, Barra. Ancora Barra in azione. Cerra, Barra la triangolazione. Lancia in profondità, sfera che termina fuori. Rossoblù in azione. Di Meo. Ogliaresi in azione di gioco. Sicca in azione, pallone a centrocampo, ancora Sicca cerca di difendere, poi c'è Canci. Canci in azione di gioco. Pallone per Sicca, l'apertura per Cerra, sfera che però è diametralmente opposta al giocatore. Ottima l'idea di Sicca, del capitano ufficiale della squadra. Il lancio in verticale, sfera che termina sul fondo. Di nuovo in azione il rosso-blu. Cerra. Sicca. Canci. Tiro finale deviato. Ogliaresi in azione di gioco. Ottima giocata di Carmine Perna. Per l'arbitro infatti è punizione. C'è un fallo su di lui.
c'è una ennesima opportunità per la squadra di casa di poter riuscire a realizzare il terzo gol. Punizione, barra, deviazione, pallone alto sulla traversa, corner. Corner per la squadra dell'Ogliarese, ci prova. Il cross in area di rigore ribattuto e c'è la fuga di palo. Viene fermato, Ogliarese di dominazione di Paolo. Pallone in area di rigore, tiro finale nell'incrocio dei pali, sfiorato l'incrocio dei pali, azione degna di nota di Carmine Perna, il cui tiro finale è risultato determinante per poter realizzare il terzo gol. Fondo area, Bottiglieri, Sicca. Deviazione. E ruba palla adesso il numero 10, scusate, Barra. Si riporta in avanti la squadra con Sica. Sica in azione. Sica avanza, cerca di prorompere nell'area di rigore, ma l'iniziativa viene fermata dal numero 15 Lettieri. 3 minuti di recupero per l'arbitro. Pallone a Silveri, passaggio arretrato. Ogliarese in azione. Rosso-blu in azione. Deviazione, palla. Rimessa laterale per il rosso-blu, lancio per Sicca. Si lancia la palla in profondità. Tiro di sinistro, sfera che è terminata fuori secondo l'arbitro. Ogliarese in azione. Punizione, c'è un fallo. Pallone al numero 6, Perna, il lancio, il tacco fermato. Silveri, lancio in profondità. Sera che però viene fermato. Intanto i tifosi iniziano a festeggiare, vedete il colore rosso-blu qui sugli spalti. Pallone per il numero 5 Barra. Real Filetta Pezzano in azione. Fallo, punizione. I tifosi iniziano a festeggiare. Il lancio. Si riparte da centrocampo con il Ogliarese in azione. Pallone numero 8, Graziano. Palla che termina fuori. Vassallo. Palla sul fondo, 3-0 il risultato, ricordiamo, con il Real Filetta Pezzano che in questo momento ha la vittoria in tasca del campionato. C'è anche il pubblico qui sugli spalti. Barra,
Perna. Il lancio in profondità. Palla fuori. Fondo area. Il lancio. Rossoblù in azione. Pallone a Cerra, di nuovo Oliva, una serie di triangolazioni, porta la compagine ospite in profondità, pallone al numero 9, Davide Naddeo in azione, guarda in area di rigore, cerca il cross, pallone a Barra, una serie di triangolazioni, Ferrara, la finta, pallone per Oliva, in area di rigore, di nuovo linea in azione, poi Cerra di nuovo e il pallone esce fuori dall'area di rigore, ancora Cerra in azione. Guarda, controlla molto bene il pallone, Oliva, Cerra, cerca di spostare il gioco, Barra, poi perdono palla e Logliarese detiene per adesso il possesso di palla e si lancia in avanti, attenzione, rosso-blu di nuovo in avanti, con Naddeo, l'apertura sulla sinistra, Barra, Naddeo la girata, perdono palla i giocatori rosso-blu e Logliarese alla meglio con il numero 8, appunto Graziano, Crisculi, Logliarese in azione di gioco, pallone che termina sul fondo, fondo area. Fondo area, quando ci avviamo verso le conclusioni, mancano poco più di 6 minuti alla fine del primo tempo con il Real Filetta Pezzano in vantaggio per 3-0. La finta di Naddeo, pallone per numero 4, Michele Naddeo. Logliarese in azione. Sfera recuperata, di nuovo Oliva. Graziano. Barra. L'apertura in area di rigore, di nuovo Logliarese in azione, ci prova a poter piazzare la palla, tiro finale vicino al gol, Logliarese, Logliarese vicino al gol con il suo attacco, una fase offensiva abbastanza particolare, stava accorciando le distanze la squadra del Logliarese. Con il suo numero 7 del Regno. Fondo area. Barra. Gioco aereo abbastanza pericoloso. Palla in profondità. In azione di giochi rosso-blu che avanzano. Palla spazzata via da Cerra, il quale sta sviluppando un gioco molto cordiale e robusto in area di rigore.
Di Paolo. Il tacco di Ferrara. Rimessa laterale per l'Ogliarese. Ancora l'Ogliarese in gioco, sfera che termina ai rossoblu, i quali spazzano via. Ecco, ci dovrebbe essere a momenti una sostituzione per la squadra del Real Filetta Pezzano che vince, ricordiamo, per 3-0. Un risultato davvero concreto per quanto concerne la vittoria di questo campionato. Il cross del numero 2 De Rosa, palla che viene ribattuto. Ogliarese in azione, tiro finale, attenzione, Bottiglieri è pronto a bloccare ogni forma di tiro. Intanto ci avviamo verso le conclusioni del primo tempo con il Real Filetta Pezzano che vince per 3-0, davvero un risultato dilagante, glorioso per la squadra dei Picentini che davvero ha una società molto compatta. Rossoblù in azione. Con il numero 3 Cristian Oliva. C'è una lotta. Secondo l'arbitro è punizione a favore del Real Filetta Pezzano. Intanto appunto manca poco meno di un minuto, ci sarà qualche minuto di recupero, quindi ci avviamo verso le conclusioni di un primo tempo giocato davvero alla grande da parte del Real Filetta Pezzano che ha la vittoria in tasca del campionato. Poteva rischiare, in quanto a 53 punti c'è appunto il Real Capriglia. Rossoblù in azione. Il lancio in profondità. Ogliarese in azione. Di Paolo. L'apertura. Rossoblù che avanzano. Orizzontalità del gioco, finisce il primo tempo, Real Filetta Pezzano 3, Ogliarese 0, grazie all'attenzione. Tiro finale, ribattuto il tiro di Nappi, la sfera per Palo. Palo in azione, cerca il dribbling, fermato. Deviazione. Sicca, pallone per Canci, di nuovo l'Ogliarese in azione, si propaga l'iniziativa in profondità con Carmine Perna che avanza. Nappi.
Silveri barra Real Filetta Pezzani in azione. Partita giocata comunque sotto l'insegna della sportività, educazione sportiva al massimo, nessun ammonito in questa gara, davvero eccellente in realtà la prestazione. E intanto finisce la partita, il Real Filetta Pezzano praticamente vince questo campionato e accede alla seconda categoria. Ed ecco i festeggiamenti finali, come si può vedere dalle immagini, con secchi d'acqua pronti per essere gettati in aria, con fumogeni, le maglie nuove che vengono di campioni, vedete nelle immagini. E davvero adesso i ragazzi saluteranno il pubblico che è giunto qui da Filetta.